Arriva la nona edizione del Bari International Gender Festival. Dal 3 al 30 novembre la città ospiterà una kermesse transfemminista di cinema, performance, musica, danza e dialoghi che coinvolgono numerosi artisti, tra performer, musicisti, studiosi, cineasti provenienti da tutto il mondo, con anteprime nazionali che segnano per la Puglia importanti occasioni di incontro tra le realtà più innovative nel campo della creazione artistica e le comunità locali. Sono 9 anni che il Bari International Gender Festival fa sì che la città si trasformi, cambi, che sia una Bari diversa. Un festival di transfemminismo è quasi una parola che rappresenta un tabù in città. E sarebbe interessante raccontare invece alle nuove generazioni che cosa vuol dire transfemminismo, che cosa vuol dire cultura patriarcale, cosa vuol dire diritti di genere. È uno spazio politico il Bari International Gender Festival e le amministrazioni e le istituzioni hanno il dovere di tendere la mano ad attivisti, militanti, partigiani dell'arte, quali sono Tita Tummilo, Miki Gorizia, Pamela Diamante, tutte e tutti i loro collaboratori con la cooperativa Alice. Previsto in particolare un ospite di rilievo, ecco di chi si tratta. José Galindo, la premiatissima Biennale di Venezia, León d'Oro, che utilizza proprio il suo corpo come massima forma espressiva artistica per raccontare la violenza che le donne subiscono in Sud America. Questa artista guatemalteca noi la ospitiamo affinché la riflessione su questi temi continui e le barriere si abbattano sempre di più a partire proprio dalla riflessione e dal linguaggio.